Buongiorno bella gente. Siamo sotto il sole cocente a una temperatura di 45 gradi all'ombra. Sempre meglio che la pioggia, siamo diretti a Porto Sant'Elpidio. Troveremo una sistemazione a Porto Sant'Elpidio o no? Ma chiediamo a Porto Sant'Elpidio, chiediamo in un campeggio una piazzola per piazzare le nostre tende e il direttore, dopo aver scoperto cosa stiamo facendo, guardate un po' cosa ha combinato. Ciao ragazzi, siamo qui con questo signore che si chiama Daniele Gatti. Salve. Io oggi sono venuto nel villaggio che lui gestisce. Ho chiesto una piazzola per poter piazzare le tende, ho spiegato quello che stavamo facendo, siamo andati a mangiare qualcosa e incontrarci con un giornalista. Al nostro ritorno il signore aveva dato disposizioni per farci avere un villino straordinario fronte mare e adesso proprio gli sto chiedendo il perché di questo gesto, tra l'altro con lo stesso prezzo di una piazzola. Io mi sono proprio emozionato di questa cosa e vorrei sentire dalla viva voce del signore perché ha fatto questo gesto. Come spiegavo, non è nulla di eccezionale, almeno da parte nostra, cioè nel senso che al momento in cui in bassa stagione c'è una disponibilità e siamo in presenza di una disabilità, cercare di accontentare al massimo e comunque col massimo della fruibilità della nostra struttura è per noi una prassi. Quindi ecco, noi in realtà non abbiamo fatto nulla di speciale e di quello che in genere facciamo quando c'è la possibilità di intervenire in questi casi. Ragazzi, sentite, invece per me questa è una persona speciale. Vorrei che tutti i gestori dei villaggi come quelli del signore, non belli così perché dopo lo farò vedere, prendessero esempio da lui. Arrivederci. Grazie. Eccoci qua all'Holiday Family Village, la nostra cenetta col Biscaro. Cosa ne pensa di questa sistemazione, Biscaro? Buona, bellissima sistemazione, adeguata agli invalidi. E questa è una bella cosa, sono stati veramente molto gentili perché i ragazzi con la spesa di una tenda ci hanno dato questo spettacolo. Contento, Biscaro? Contento. Boh. Ciao, adesso mangiamo. Ciao.